Media Alert, oggi il test nelle Marche per il sistema di allarme pubblico nazionale. A molti però il messaggio non è arrivato e non si è memorizzato. L'assessore Aguzzi spiega, siamo in una fase sperimentale, utile per segnalare criticità. Droga destinata ai giovanissimi, arrestato un 18enne a Sant'Orso di Fano. Nuovo camminamento, asfaltature e a breve segnaletica orizzontale in via Mariotti a Fano. Da giovedì al via i lavori in diversi punti nel quartiere di Sant'Orso. Alte temperature e voglia di mare, l'estate non è ancora finita. La stagione deve finire con il tempo, non con una data fissa, non è una divisa. Quindi se è bello anche ottobre, perché chiudere? Fano, il campo formativo regionale per i volontari della Croce Rossa Italiana, donati 12 defibrillatori ai comitati coinvolti nel cratere sismico. Dopo gli anni della pandemia torna all'ospedale di Fano la festa di Santa Croce, l'evento il 14 settembre con la solenne concelebrazione presieduta dal Vescovo Andreotti. Ultimo giorno della fiera di San Nicola a Pesaro per i venditori ambulanti, è tempo di un primissimo bilancio. Afflusso di gente, diciamo che è stato buono, quindi una buona fiera. Benvenuti a Occhio alla Notizia. Partiamo con la notizia del giorno, ovvero IT Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale che è stato testato oggi su tutto il territorio regionale. Intorno a mezzogiorno sui telefoni cellulari è arrivato un segnale sonoro con un messaggio di allerta che invitava a compilare un questionario utile per inviare segnalazioni al fine di migliorare il servizio. Non a tutti però l'SMS è arrivato. A tal riguardo l'assessore regionale Stefano Aguzzi ha ricordato che si tratta di una sperimentazione e che le criticità emerse sono state segnalate al Dipartimento della Protezione Civile. Sentiamo. Questa è la notifica di allarme arrivata oggi alla popolazione residente nelle Marche e ai cittadini di passaggio nella nostra regione. Regione che, come annunciato, è stata interessata dalla sperimentazione del nuovo sistema pubblico di allertamento. Assessore, stando alle segnalazioni che abbiamo ricevuto oggi, il messaggio di prova non è arrivato a tutti. Quali possono essere le cause e quali azioni avete potuto intraprendere? Io quali possono essere le cause? Ovviamente non ne ho idea, perché questa è un'iniziativa del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, quindi noi come Regione Marche non siamo stati toccati da nulla, se non dal dover segnalare appunto come sia andata questa iniziativa. Allora, le notizie che ho è che c'è una parte di cittadini, non so quantificare una percentuale, se è il 5%, il 10%, comunque una parte di cittadini non lo hanno ricevuto o lo hanno ricevuto in ritardo, anche in ritardo di mezz'ora alcuni. Ecco, questo noi lo abbiamo segnalato al Dipartimento Nazionale, che poi farà le sue valutazioni. E un'altra cosa che invece abbiamo segnalato è che arrivando questo messaggio, l'ho sperimentato io stesso sul mio telefonino, cliccando ok, come dire ho recepito, dopo un attimo sparisce e non hai più il messaggio. Questo secondo me non va bene, perché comunque si dovrebbe rimanere, perché qualcuno può anche spegnerlo, magari mentre sta lavorando non può rispondere in quel momento, lo spegne e gli sparisce, di conseguenza perde una, magari una notizia importante. Queste sono le cose che noi come Dipartimento Regionale di Protezione Civile abbiamo segnalato al Dipartimento Nazionale. Io però ci tengo a fare un paio di precisazioni per non creare equivoci. Intanto questa era una prova oggi che riguardava la Regione Marche, la Regione Friuli e la Regione Campania. Alcune Toscana e Emilia hanno già fatto questa sperimentazione a giugno e altre lo faranno nelle settimane prossime fino ad arrivare a coprire tutto il territorio nazionale. Una sperimentazione quindi appunto per testare questa cosa, quindi se c'è qualcosa che non va o che non è perfettibile bisogna appunto segnalarlo, quello che abbiamo fatto. Un'altra cosa che ci tengo è che anche nel momento che andasse in funzione questo sistema di allerta, e sarà nei primi mesi del 2024, quindi non in questa fase, non sarà sostitutivo degli attuali sistemi di allertamento. Per capirci, gli SMS che arrivano, che dicono allerta gialla, allerta arancione per il maltempo, eccetera, quelli rimarranno immutati. Questo è un sistema di allerta nazionale, gestito direttamente da Roma,
che varrà solo ed esclusivamente per eventi eccezionali. E cosa intendo per eventi eccezionali? Maremoti dovuti da terremoti, rotture di dighe, oppure incendi magari in imprese, fabbriche che possono portare nell'aria, diciamo, elementi inquinanti, elementi chimici o radioattivi. Ed anche in qualche caso, ma proprio in casi del tutto eccezionali, anche piogge, diciamo così, torrenziali, piogge molto 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 intense che escono, diciamo così, dai normali sistemi di allertamento. Se c'è un qualcosa di eccessivo in quel senso viene ugualmente segnalato, ma forse quella delle piogge, diciamo, è l'allerta, non dico meno importante, ma non tanto preso in considerazione da questo tipo di allertamento, perché rimane quello in funzione l'attuale sistema di allertamento. Questo per evitare equivoci, diciamo, che potrebbero insinuarsi tra le persone se non fossero ben informate. Un ragazzo appena maggiorenne residente a Sant'Orso di Fano è stato arrestato per spaccio di droga. L'operazione è stata condotta dal commissariato di polizia diretto dal dirigente Stefano Siretti insieme alla squadra mobile di Pesaro. Gli agenti avevano già notato un via vai nella casa in cui il giovane viveva, che agiva sia nello stesso quartiere che in centro storico. E nel pomeriggio di ieri, mentre rientrava a casa, è stato fermato dai poliziotti, ma lui ha opposto resistenza colpendo uno di loro con un calcio al viso. Dopo una breve fuga è stato preso dagli agenti in una vicina via. Dopodiché è stato ritrovato il borsello che il 18enne teneva a tracolla, occultato nel corso della fuga in una fioriera di un condominio. Borsello che conteneva 26 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, pronte per essere cedute ai clienti giovanissimi. Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti anche numerosi bilancini e fogli riportanti nomi e cifre, cioè la contabilità dello spaccio. Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la misura dell'obbligo di firma quotidiana alla polizia giudiziaria. Ed ora parliamo dei lavori pubblici perché proseguono gli interventi nella nostra città. Mentre in Viale Mariotti si stanno concludendo gli ultimi ritocchi, da giovedì partiranno delle nuove opere nel quartiere di Sant'Orso che si concluderanno nel mese di ottobre. Ma sentiamo allora tutti i particolari nell'intervista realizzata all'assessore. I lavori di Via Mariotti si stanno concludendo, come vedete la realizzazione del marciapiede è terminata, abbiamo asfaltato questa settimana l'ultimo pezzo di ciclabile che si interseca alla statale e questo giovedì e venerdì concluderemo con la realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale per poi appunto per sabato terminare tutti i lavori. Contemporaneamente a questo ci sposteremo all'interno della zona di Sant'Orso, precisamente su via Sant'Eusebio e via Bellandra, dove faremo praticamente un prolungamento di quella che è la ciclabile che viene da via Soncino, quindi in curva si prolungherà un tratto di ciclabile a doppio senso. Verrà realizzato un attraversamento pedonale con degli autobloccanti importanti di una bella dimensione proprio per mettere ulteriormente sicurezza alle persone che lo attraverseranno sia in bici ma anche a piedi e poco dopo, in prossimità di quella che è via Bellandra, quindi nell'intersezione tra via Sant'Eusebio e via Bellandra, verrà realizzata una rotatoria sormontabile, proprio per favorire e mettere in sicurezza quello che è l'accesso in tutte le zone anche del quartiere dove andremo a lavorare, perché via Bellandra a suo tempo avrà ulteriori interventi, quindi sono previsti degli altri attraversamenti rialzati, quindi attraversamenti che permetteranno di ridurre la velocità su quell'asse, oltre che di mettere in sicurezza pedoni e ciclisti, perché tutta quella zona che riguarderà via Sant'Eusebio, via Bellandra e infine via Galileo Galilei sarà considerata una zona 30. Successivamente a questo ci sposteremo quindi dopo la prima settimana di ottobre su via Galileo Galilei. Chiedo già scusa alla cittadinanza perché siamo arrivati un po' lunghi con questo lavoro e soprattutto interferiamo anche con quello che è il momento scolastico, perché essendo in prossimità di una scuola qualche disagio per 15-20 giorni lo avremo, ma poi sarà concluso un lavoro molto importante anche per gli stessi bambini di messa in sicurezza. Su via Galileo Galilei, proprio nel tratto tra la scuola e diciamo un'altra via che si interseca più avanti, faremo un attraversamento rialzato a senso di marcia alternato, quindi ci sarà un restringimento proprio per decelerare la via
e successivamente nella parte invece più alta, diciamo lato monte, ci sarà un ulteriore attraversamento rialzato. Verrà rifatta in tutte queste vie che ho citato, verrà rifatto l'asfalto, ecco che ci saranno delle porte d'accesso zona 30, quindi verranno costituite all'interno di questo perimetro 6 porte d'accesso zona 30, proprio perché quel quartiere ha la necessità di essere messo in sicurezza, non solo per i residenti che ci abitano e si affacciano e si trovano già l'auto in prossimità di casa, ma soprattutto per tutte le persone che anche dalla periferia transitano ogni giorno verso la città. Partita con il piede sbagliato, il maltempo e le mareggiate, l'estate non è ancora finita e sta regalando alte temperature e voglia di mare. Questa mattina Stefania Bonomi è andata sul lungomare di Senigallia per vedere qual è la situazione. La stagione è stata danneggiata dal maltempo, i vostri conti vengono fatti immagino sui mesi di luglio e agosto, come sono andati? I nostri conti vengono fatti purtroppo su agosto, perché luglio è stata una presenza in meno sicuramente del 30-40%, poi è passata all'estero e anche in Italia la voce che il mare Adriatico quest'anno era un mare di malta, di fango, e purtroppo poi ci hanno saltato. Allora, questa stagione si sta prolungando. Proviamo a prolungarla, cerchiamo di recuperare sicuramente qualcosa a settembre e anche a ottobre se il tempo ce lo permette. E dare un servizio a chi viene a visitarci fuori stagione, che il fuori stagione potrebbe essere un settembre e anche un ottobre. Insomma, cerchiamo di prolungare comunque la stagione in qualche modo, stringerla come vogliono tanti, come fanno tanti, in 2-3 mesi è triste, non ce lo possiamo più permettere. Noi abbiamo deciso di tenere aperta la spiaggia e anche il servizio di ristorazione bar finché il sole ce lo permette. L'anno scorso abbiamo chiuso l'11 di novembre. Come si potrebbe promuovere questa cosa? Con eventi, spesso si fanno eventi in agosto e in luglio che poi non servono perché già siamo, la clientela c'è, insomma il turista c'è. Orientativamente potrebbe essere un'idea, anche se qui a Senigallia, non avendo ancora uno storico di quello che può essere, diciamo, una balneazione nel periodo di ottobre, non saprei dire. Potrebbe essere un'idea, certo, potrebbe essere un'idea, magari soprattutto per dei momenti in cui, per sopperire a dei particolari momenti anche di tempo brutto che sono stati soprattutto all'inizio della stagione. La stagione deve finire con il tempo, non con una data fissa, non è una divisa, quindi se è bello anche ottobre perché chiudere? Magari maggio piove? Sicuramente molto dipende dal meteo, come è ovvio che sia per settembre, e ci aiuterebbe anche la comunicazione, comunque anche a livello regionale, la promozione degli eventi nelle varie città. Senigallia si sta muovendo bene sotto questo aspetto, sono già degli eventi anche per i primi di ottobre. Potrebbe essere una cosa positiva allungare la stagione? Personalmente arriviamo sempre alla fine di settembre con la stagione, cerchiamo sempre di garantire l'ombrellone con i lettini fino alla fine di settembre. Primi di ottobre è un periodo, diciamo, in là, almeno per la mia esperienza personale, però si può provare a proporre anche a chi viene da fuori. E torniamo a parlare del consiglio monotematico che si è svolto ieri a Fano sull'azienda di servizi alla persona, la nuova ASP, perché oggi in una nota congiunta il Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia e Lega hanno dichiarato che i tanti dubbi che circondano la trasformazione dell'ambito sociale 6 in ASP ne sono usciti confermati e rafforzati. Durante la seduta, infatti, il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri ha rilevato che per la giornata di oggi era già stato convocato il comitato dei sindaci per formalizzare gli atti di costituzione della nuova azienda. Un appuntamento fissato, prosegue la nota, senza avere il buon gusto di attendere gli esiti del dibattito consiliare. Tutto è stato già definito e anche un'occasione istituzionale come quella di ieri viene svuotata di ogni suo significato. Un velo pietoso, hanno concluso i consiglieri, va steso sul divieto opposto alle rappresentanze dei sindacati e del terzo settore di intervenire nel corso del dibattito, come sarebbe fisiologico in un consiglio monotematico.
A Pesaro invece Fratelli d'Italia ha sollevato alcuni dubbi in merito alla gestione degli eventi estivi. Sentiamo. A Pesaro l'estate da capitale presentata dall'amministrazione comunale non ha convinto tutti. In particolare Fratelli d'Italia ha sollevato alcuni dubbi sulla gestione degli eventi nei tre mesi estivi. Dalla ruota panoramica alla maxi tavolata di pizza e Rossini, tutto e tutti nel mirino della critica. Nicola Baiocchi, consigliere della Regione Marche, esprime grande perplessità anche in vista di Pesaro Capitale Italiana della Cultura. Noi abbiamo forti dubbi, abbiamo delle grosse perplessità perché non vediamo ancora quell'organizzazione, quel tempismo che ci aspettavamo, quei dati che potevano permettere, quell'organizzazione che poteva permettere alle associazioni di categoria, agli albergatori, agli stakeholders del settore di organizzare e per arrivare pronti a questo appuntamento. Ciò non toglie che noi siamo assolutamente contenti se tutto ciò che stiamo dicendo venga assolutamente smentito, siamo sempre nell'interesse della nostra città, però non possiamo che non rappresentare una grande confusione e confondere eventi culturali con eventi che hanno veramente poco di culturale, che sicuramente rappresentano la città per alcune tradizioni della città, come la pizza Rossini, tantissime cose che non posso che essere assolutamente contrario, però non hanno nulla a che vedere con questa programmazione che pensiamo che debba avere sicuramente un livello culturale di struttura sicuramente molto diversa. Non riusciamo a cogliere ancora, anche perché c'è stato oscurato diciamo ogni tentativo di cercare di sapere cosa ci fosse dietro, perché io penso che nella legittimità e nei ruoli che hanno anche ogni singolo consigliere comunale di ottenere delle informazioni, dei dati, tutto ciò non ci è stato permesso. Aspettiamo fiduciosi di avere delle notizie in merito, sperando sempre che le cose per la città vadano bene, ma siamo veramente molto perplessi. Immediata la risposta del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che ha parlato e difeso l'estate da capitale. In verità è stata un'estate davvero importantissima, direi quasi record, perché abbiamo avuto tantissimi eventi culturali, uno alla settimana, migliaia di persone. Penso che sono argomenti di chi davvero ha poco da dire, invece di godere che la città di Pesaro è diventata molto più frequentata, molto più conosciuta e piena di cultura, e in vista della capitale invece di gioirne in qualche modo rodono un po', ecco, diciamo, è un atteggiamento secondo me un po' infantile dal punto di vista politico, però insomma ne prendiamo atto. Al Centro di Formazione Professionale Don Luigi Orione, lo scorso fine settimana, si è svolto il campo formativo regionale della Croce Rossa Italiana. Il progetto, che ha coinvolto i volontari del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha avuto l'obiettivo di aumentare la capacità di risposta in caso di emergenze e diffondere i valori della cittadinanza attiva e della prevenzione. Stefania Schieroli. Questi sono i nostri punti di riferimento, la formazione, riuscire a coinvolgere i volontari in dei percorsi formativi che poi loro mettono in atto in ogni agire sul territorio, in tutte le comunità che loro servono. La formazione, il volontario formato per noi è l'obiettivo principale, perché con un volontariato formato riusciamo ad avere quella credibilità che ci consente tra i cittadini riconoscibile il nostro emblema di Croce Rossa come segno di umanità riconosciuto universalmente. Tanti i volontari presenti al campo formativo regionale della Croce Rossa Italiana. La formazione è fondamentale per contribuire alla loro crescita e le proposte formative sono state tantissime per poter scegliere tra le varie tipologie di corso. Istruttori manovre salvavita, operatori di sala operativa, workshop sulla didattica e comunicazione sono solo alcuni dei temi proposti. Durante l'evento si è tenuto anche un appuntamento molto importante sul progetto Città Cardioprotette e sono stati consegnati 12 defibrillatori ai comitati di Croce Rossa Italiana coinvolti nel cratere sismico. Oggi in particolare ampliamo un progetto iniziato nel post sisma proprio per i comuni colpiti da sisma e doniamo ancora nuovi 12 defibrillatori grazie all'EPAP, a cui seguiranno degli incontri formativi proprio per i comuni e per i cittadini, in modo tale da poter diffondere sempre di più le manovre salvavita, l'utilizzo del defibrillatore e creare sicurezza un po' in tutto il contesto regionale come avviene in tutte le province. Presidente, che cos'è l'EPAP e come ha contribuito con Croce Rossa Italiana? L'EPAP è l'ente di previdenza e assistenza di pluricategoriale, unica evidenza in Italia. Nel momento in cui c'è stato l'evento abbiamo raccolto la sensibilità
di stare vicino alla popolazione e ai colleghi che agivano nelle Marche. Quindi abbiamo raccolto una disponibilità economica anche importante e dopo siamo stati affascinati dal progetto della Croce Rossa e quindi abbiamo pensato che la migliore localizzazione o comunque il miglior contributo potevamo farlo tramite loro. Quindi oggi ci troviamo a vedere concretizzato un progetto che noi riteniamo importante e quindi siamo noi a ringraziare la Croce Rossa per questa opportunità. Una giornata importante per i volontari che contribuiscono a difendere la salute e la vita, a diffondere i principi di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, a farsi promotori di una cultura della non violenza e della pace. Spieghiamo ai nostri telespettatori come fare per diventare volontari della Croce Rossa. Nelle Marche ci sono 33 comitati di Croce Rossa, quindi bisogna rivolgersi al comitato di competenza, che ne so, Fabriano, si rivolge al comitato di Croce Rossa di Fabriano e chiede quando fanno i corsi di ammissione, i corsi di ingresso al comitato, alla Croce Rossa. Generalmente ne fanno uno o due l'anno, più due che uno, e da lì poi dopo faranno un corso che durerà un mese circa, faranno il corso base di ingresso dove si spiega appunto che cos'è la Croce Rossa, cosa fa la Croce Rossa e via dicendo, e poi da lì si faranno tutti i corsi per fare soccorso in ambulanza, per fare assistenza nei trasporti, per fare il sociale, per fare l'amministrativo e via dicendo. Aumentano a 100 e a 50 euro le tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive rispettivamente dei medici e degli infermieri marchigiani che operano nei servizi di emergenza e urgenza ospedalieri. Lo prevede una delibera adottata dalla Giunta regionale su proposta del vicepresidente Filippo Saltamartini. Per il periodo giugno-dicembre 2023 la Regione ha stanziato 1,79 milioni di euro, risorse che provengono dal reparto dei 100 milioni di euro disponibili a livello nazionale, di cui 30 milioni per la dirigenza e 70 milioni per il comparto sanità. E a proposito di sanità, l'ospedale di Fano torna alla festa di Santa Croce, un momento di raccoglimento e di speranza per tutti gli ammalati. Massimo Foghetti. Don Marco Polverari, il significato di questa festa intitolata alla Santa Croce. Perché il nostro ospedale da sempre, ecco, porta appunto questo titolo, e nel corso del tempo sono cambiate le denominazioni da ospedale, azienda Marche Nord, adesso azienda territoriale, no? Però è rimasto sempre accanto quel nome, Santa Croce, che certamente è sin dall'inizio, da quando l'ospedale, prima ancora di essere qui, si trovava appunto al centro città, nella zona della Torre Sant'Elia, delle Maestre Pie e Venerini. Questa nostra croce ha accompagnato tutto questo cammino, ecco, di quella che è l'assistenza sanitaria nel tempo fino ai giorni d'oggi. Quindi la festa, il titolo della Santa Croce, il nostro ospedale, la festa della Santa Croce si celebra solennemente il 14 di settembre. È una festa che i nostri fratelli orientali è paragonabile alla Pasqua. L'immagine del crocifisso ci richiama Gesù, è la carne nostra, la assunta, ma la amata, la vissuta, la patita e la redenta. E noi qui vediamo una bella immagine del crocifisso, un'immagine storica perché è un'opera d'arte veramente molto bella, a cui si accosta invece un'opera più moderna, quella che è stata situata alla fine del corridoio qui del primo piano dell'ospedale Santa Croce, moderna, fatta poi con gli strumenti chirurgici che usano i dottori proprio per simboleggiare la loro operatività. Il mistero della redenzione, noi non predichiamo la croce, ma predichiamo il Gesù crocifisso, che è molto diverso, cioè il modo con cui l'uomo insieme con Cristo può stare sulla croce, no? Non nella disperazione, non nell'angoscia, nel dolore redento. Quest'anno interverrà anche un ospite particolare, il vescovo? Sì, e verrà il nuovo vescovo, ecco, è la prima volta che viene in ospedale, l'accoglieremo con molta gioia. Ecco, lui stesso mi ha detto che è contento appunto di venire, non ha paura di venire, di fare il sacrificio di alzarsi presto, perché la messa è alle 6:30 del mattino. Celebriamo sempre a quest'ora ogni giorno dell'anno, perché è il momento nel quale, se i pazienti possono alzarsi, è possibile venire qui in chiesa per partecipare all'Eucaristia. Comunque io ringrazio molto, perché quest'ora, che sembra proibitiva di per sé, invece è un'ora che richiama un buon gruppo di persone che appunto, prima di recarsi al lavoro, ogni mattina in maniera puntuale, ecco, si partecipa qui alla messa e ci dà la possibilità di officiare questa cappella.
Record di partecipazione alla festa del socio di BCC Fano, un evento che al Codma di Rosciano ha richiamato oltre 3.300 soci e accompagnatori. Un momento di orgoglio per la banca e per il vasto territorio di competenza, sottolineato il presidente Romualdo Rondina. L'enorme partecipazione di quest'anno è la conferma di quanto l'istituto di credito, nato come cassa rurale 112 anni fa, sia attento e vicino allo sviluppo armonico del territorio. Ad oggi i soci sono quasi 10.000, un numero che inorgoglisce e impone di fare sempre di più e meglio. Un ringraziamento speciale, ha proseguito Rondina, va ai soci e a tutti coloro che hanno reso possibile l'iniziativa. In particolare alla Proloco di Fano, coordinatrice dell'evento, e alle Proloco di Cartoceto e San Costanzo, che hanno preparato i piatti della tradizione. Inoltre, come da tradizione, si sono svolte le premiazioni del 21esimo trofeo di bocce BCC Fano, al quale hanno partecipato 40 coppie. Prima classificata, quella formata da Simone Rosati e Andrea Muratori dell'agenzia di Tavernelle. Ultimo giorno della fiera di San Nicola a Pesaro ed è tempo di un primissimo bilancio. Sentiamo allora le interviste realizzate da Marco Lonigro. Come è andata la fiera di San Nicola 2023? Allora, siamo stati fortunati dal tempo. Il tempo è stato molto favorevole per noi espositori, l'afflusso di gente è stata tantissima, le vendite sono proporzionate al periodo che stiamo vivendo generale, quindi non sono state proporzionate per le persone, per la molta affluenza che c'è stata. Sono un pochettino in calo, però i conti li facciamo stasera, siamo qui, tutti gli anni ci siamo e ci saremo pure il prossimo anno. Come ha preso questo format a 4 giorni? Bene, secondo me bene, perché offrire la possibilità di lavorare un giorno in più in questo periodo penso che sia una cosa positiva. Meglio o peggio rispetto all'anno scorso? Siamo sugli stessi standard, diciamo, anche se c'è un giorno in più sugli stessi standard. L'importante è che la fiera attiri gente, la gente l'ha attirata e cerchiamo di essere positivo in un momento dove tutti vediamo negativo. È andata abbastanza bene, gente tantissima come al solito e quello che mi colpisce è che tanti clienti, anche se è passato un anno, ritornano sempre agli stessi posti, specialmente quanto dai prodotti di qualità a prezzo buono contenuto. Da 40 anni frequenta questa fiera, com'è cambiata nel corso degli anni? Prima era un po' più arranciata, cioè nel vecchio senso non era più in ordine come adesso ci si arrivava, chi prima arrivava si piazzava, così. Io parlo degli anni fine anni 70. Sono un po' le spese che sono un po' troppo alte, molto molto alte. Come è andata la fiera di San Nicola 2023? Allora, la fiera di San Nicola è andata abbastanza bene, adesso dai, oggi è l'ultimo giorno, comunque siamo contenti. Le vendite come sono andate? Bene, dai, sono andate abbastanza bene. Sì. C'è curiosità nei confronti di alcuni prodotti che qui, insomma, qui a Pesaro non si trovano? Certo, sì, ogni anno noi mettiamo prodotti nuovi, quindi c'è sempre un po' di curiosità nei prodotti, però sì, dai, la gente risponde bene. Un bilancio meglio o peggio rispetto all'anno scorso? Diciamo uguale. Uguale, va bene. Adesso oggi vediamo però sarà uguale. Il tempo è stato favorevole, afflusso di gente diciamo che è stato buono, quindi una buona fiera fino adesso. Speriamo di concludere anche oggi in maniera decente come gli altri giorni. Meglio o peggio rispetto agli anni scorsi? Dalla mia parte direi meglio. Aumentano i costi, come avete affrontato questa problematica? Purtroppo i costi aumentano un po' dappertutto, quindi il rincaro va un pochino sul cliente finale, però non è solo per Pesaro, è proprio un discorso generale di rincaro dei posteggi. Com'è andata l'esperienza in fiera quest'anno? Non è stata molto positiva, però tutto sommato discretamente è andata benino. Meglio o peggio rispetto agli anni scorsi? Peggio agli anni scorsi. Ogni anno si va sempre calando in peggio. Per quale motivo secondo lei? Beh, un po' perché la gente ha molte spese in casa, un po' perché l'aumento delle bollette e quindi spende di meno. Aumentano anche i costi dell'affitto, come avete affrontato questa problematica? Sì.
paghiamo più spese, i costi dell'affitto aumentano, costa troppo fare una fiera perché alcuni di noi vengono da lontano e quindi bisogna andare in hotel a dormire perché si ha bisogno di farsi la doccia e ha un costo. E adesso vi mostriamo una foto inviata da un nostro telespettatore che ritrae gli amici del Mandolino, sette musicisti che oggi hanno suonato all'interno del carcere di Fossombrone insieme ai detenuti che frequentano il corso di chitarra. Mandolini e detenuti sono stati diretti dal maestro Gianfranco Biagiotti. Occhio alla notizia finisce qui, vi ricordo che subito dopo di noi ci sono le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato al progetto Costruttori di Futuro presentato dalla Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro e Urbino. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV.